Buongiorno, siamo con Marinella Naclerio, religista della Compagnia del Zola. Siamo qui, come è il liceo scientifico del Giorgio, e volevamo farle alcune domande. La prima è: come è nata la sua passione per il teatro e qual è stato il suo primo approccio con il mondo del palcoscenico? Allora, diciamo che la passione per il teatro mi viene dalla mia famiglia, nel senso che mia madre più che mio padre erano appassionati di teatro e mi portavano sin da piccola a teatro. Per cui ho visto a 6 anni Madame Butterfly e quindi sono impazzita per la lirica e ho visto tanto teatro. Però io studiavo musica, studiavo il pianoforte e diciamo che il primo corso di teatro l'ho fatto per superare l'impasse di suonare in pubblico. Cioè ogni volta che c'erano i saggi io suonavo bene, quando studiavo dall'insegnante, poi andavo ad esibirmi e la mia esibizione perdeva il 50% del suo valore. Per cui la mia insegnante mi suggeriva: perché non ti iscrivi a un corso di teatro? Il mio insegnante, perché nel frattempo avevo cambiato insegnante. Dopodiché è successo che ho smesso di suonare il pianoforte perché ho avuto un grosso problema alle mani, però in compenso ho continuato a fare teatro. Allora, proprio a proposito, facendo riferimento ai suoi spettacoli, non possiamo passare inosservato il ruolo che ha in essi la musica. Lei infatti ha collaborato in opere liriche con grandi maestri, pensiamo a Toni Servillo e al maestro Scardicchio. Ci viene allora spontaneo chiederle: che rapporto c'è tra lei e la musica? Appunto, avendo in qualche modo avuto una vicinanza alla musica, non soltanto pianistica ma sinfonica, lirica, sin da bambina ho sviluppato una grande passione. Poi mia madre amava la musica classica, mio padre amava il jazz e la musica rock, per cui mi sono formata con un panorama abbastanza ampio di visione musicale. E la passione per la musica per me è rimasta comunque, nella prossima vita voglio fare la direttrice d'orchestra, questo sia chiaro. E quindi negli spettacoli per me la musica è un'altra regia, una regia parallela che si intreccia con la regia teatrale. Continuando, lei ha curato la regia di rappresentazioni teatrali di opere composte da autori di epoche differenti, quali Plauto, Shakespeare e Pirandello, i quali hanno tutti un elemento in comune, la maschera. Ci può spiegare come si è evoluta la funzione della maschera nella storia del teatro? La maschera è sempre stata, diciamo, uno strumento attraverso il quale l'essere umano poteva esibirsi e dare l'idea che non era lui, era un altro personaggio. E la maschera nasce nel teatro greco, naturalmente, come anche amplificazione della personalità. Per cui poi, ovviamente, a seconda delle culture, dei teatri, ha perso quel senso appunto di distacco ed è diventato qualcosa di riconoscibile. Ad esempio le maschere di commedia dell'arte, dovunque andavi, chiunque ci fosse dietro la maschera di Pantalone, quello era Pantalone. Quindi Pantalone poteva essere chiunque, l'importante fosse bravo, perché lavorare con la maschera è difficilissimo. Nel teatro antico aveva un'altra funzione, appunto, era quella di creare un distacco. Cioè io sono qui sul palcoscenico e la mia maschera è un filtro tra me e quasi il Dio, perché il teatro, sapete benissimo, nasce come rituale, ma i personaggi che vengono creati man mano, spesso nella tragedia appunto erano più personaggi interpretati dallo stesso attore che mutava le maschere, quindi ha avuto tante funzioni nella storia. Pirandello parla di maschere, ma parla di maschere nude, cioè le maschere che noi indossiamo per essere qualcosa di diverso da quello che siamo, soprattutto quando o non sappiamo chi siamo o soprattutto non vogliamo far vedere chi siamo. Quindi il volto stesso diventa maschera per Pirandello. Continuando, il suo curriculum è ricco di numerose esperienze dietro le quinte come regista e come attrice in teatro e addirittura sul grande schermo, luoghi che tra loro presentano diverse analogie e differenze. Potrebbe parlarci di ciò che accomuna questa esperienza e quali invece sono le divergenze tra espressioni artistiche differenti? Allora, sono tante esperienze anche abbastanza diverse fra di loro. Io ho iniziato appunto studiando recitazione, ma anche dopo 2 anni che lavoravo come attrice mi è stata proposta una regia. Avevo fatto una volta assistente alla regia un regista con cui avevo lavorato come attrice, lui ha detto: ah, secondo me tu dovresti fare una regia. Io scelsi un testo contemporaneo per l'epoca, avevo 21 anni,
e scelsi un testo contemporaneo, si chiamava La notte degli assassini di José Triana, un testo cubano, tra l'altro messo al bando a Cuba, perché era un testo rivoluzionario, raccontava di tre ragazzi che tutte le notti sognavano, mettevano in scena l'assassinio dei loro genitori e di tutto il mondo che circondava, perché ovviamente erano ragazzi che rappresentavano un po' la società cubana oppressa dagli americani. Questo era un testo anche abbastanza, insomma, si riferiva all'embargo e tutto quello che stava passando a Cuba in quegli anni. E infatti fu un'impresa metterlo in scena, perché non avevo l'esperienza, per cui dissi: io prima di fare un'altra regia voglio lavorare tanto come attrice, studiare tanto, perché devo essere in grado di indirizzare gli attori verso quella che è la mia immaginazione. Perché quando tu ecco, qui dobbiamo parlare un po' del rapporto tra regista e testo. Quando un regista decide di mettere in scena un testo, perché leggendo un testo ha iniziato a vederlo, a vedere quei personaggi in azione. Non sono più i personaggi solo dell'autore, ma entrano nel tuo mondo. E quindi questo dialogo che nasce tra l'autore che li ha scritti quei personaggi e tu, regista, che li stai vedendo vivere nella tua testa, diventa un rapporto, un dialogo che poi porta allo spettacolo. E quindi un conto è avere un'immaginazione, e un conto a dire a qualcun altro, a comunicare, a condividere quello che tu stai immaginando con qualcun altro. Quindi devi avere molta esperienza. E tra l'altro, più o meno consapevolmente, ho affrontato diversi metodi di recitazione, di pedagogia teatrale, proprio perché ci sono degli attori che rispondono a un metodo, degli attori che rispondono a un altro. Ci sono degli attori che, se io dico la battuta come vorrei sentirla dire, si irritano. Ci sono alcuni che vogliono, fammela vedere, dimmi, fammi vedere come la faresti tu. Ci sono altri che, se gliela fai vedere, si irritano. E allora io devo essere in grado, ma anche perché mi piace, è una sfida, di comunicare con gli uni e con gli altri. E quindi ho studiato Strasberg, ma ho studiato anche pedagogia con un maestro russo che si chiama Yuri Alshits, che ha lavorato tanto con Vassiliev, fu un regista molto conosciuto, e lui era il pedagogo della sua scuola. Ma ho studiato anche con il maestro Vutkiewicz, ho studiato anche in Italia con Francesca De Sapio. Insomma, ho sviluppato appunto con Dominic De Fazio, a Francesca De Sapio, il metodo Strasberg. Però, e poi con Yuri Alshits ho lavorato sulla pedagogia russa. Però poi in realtà ho lavorato anche con dei registi, dei grandi capocomici registi italiani, attori italiani come Toni Servillo e Carlo Cecchi. Con loro ho imparato un'altra strada, una grande strada. Ho lavorato quando ero molto giovane con Armando Pugliese. Armando Pugliese è un regista napoletano molto bravo, molto conosciuto, e quindi anche seguire lui mi ha dato tanto. Per cui diciamo che i maestri sono stati tanti, e quindi mi hanno dato la possibilità di dialogare con qualunque tipo di attore. Per concludere, volevamo fare l'ultima domanda. Spesso lei condivide la sua esperienza con ragazzi della nostra età. Saprebbe suggerirci in che modo noi giovani potremmo avvicinarci di più al mondo del teatro? Allora, intanto quello che state facendo oggi è già un bel passo, no? Fare un'intervista, capire che cosa mi ha portato a fare quello che faccio, che cosa ci ho trovato di bello, perché io ho iniziato più o meno la vostra età, 18 anni, che cosa mi ha fatto continuare, perché cominciare si può, continuare è un'altra cosa. Io mi auguro sempre di più che le scuole stesse capiscano l'importanza del teatro, come l'aveva nell'antica Grecia e come ce l'ha in Inghilterra. Non a caso due civiltà che hanno prodotto tanta letteratura teatrale sono civiltà che hanno badato molto allo sviluppo della comunità. Il teatro crea la comunità, perché già sul palcoscenico un gruppo di attori sono una piccola comunità che insieme racconta qualcosa appunto all'altra parte della comunità. Perché sul palcoscenico quello che succede è che gli attori, poeti, registi raccolgono la vita, quella che gli esseri normali sono impegnati a vivere e se la perdono per strada. Allora arrivano loro, la raccolgono e la raccontano. Il pubblico sono i theos. Theos sono coloro che guardano. Theaomai è
guardare mentre si è guardati, da lì viene la parola teatro, perché noi guardiamo il pubblico guarda noi. Quindi se i ragazzi incominciano a comprendere come stare insieme in modo creativo, ci saranno quelli che poi decideranno che sarà il lavoro della loro vita, quelli che andranno avanti nella vita sapendo però come stare insieme in modo creativo e non in modo distruttivo. Grazie mille regista, adesso inizieremo l'incontro su Plauto e tutto il mondo del teatro. Grazie. A te.